Gino era un uomo straordinario, simpatico, un uomo molto allegro, che ha tirato su una famiglia di 4 figli, in maniera molto, molto moderna, molto libera. Era impegnatissimo, però non ci ha mai trascurato, nel senso che quando tornava, stava con noi. Erano molto rumorosi i miei 3 fratelli, anche perché non c'era televisione, non c'era niente, stavamo in periodo di guerra e giocavano a palla dentro casa, per cui, e lui tranquillo continuava a scrivere sulla scrivania, io mi mettevo sulle sue ginocchia e tentavo di fare dei disegni e con tutto quel rumore lui riusciva a scrivere tranquillamente, perché erano delle pesti, 3 miei fratelli pestiferi. Certo, mamma non riusciva a capire molto le scelte di papà, perché mamma era una donna borghese con le sue educazioni e non capiva perché papà perdeva tanto tempo a studiare i testi sacri, eccetera. Però piccole cose, insomma, come succedono in tutte le famiglie. Certo, mio padre non giocava a canasta, non era un uomo con le tradizioni borghesi classiche. Siccome mia madre a un certo punto scoprimmo che aveva un cancro, per cui tutti noi 3 figli ci siamo preparati, però nessuno ha detto all'altro. E allora ognuno di noi ha pensato di creare una stanza per papà. Mia cognata Silvia con Brando avevano sistemato tutto. Mio fratello Sergio, che era scapolo all'epoca, pure lui ha cercato, eppure io. Ho comprato mi ricordo ancora un divano che teniamo come ricordo. In realtà poi papà ci ha detto il giorno del funerale di mamma, ha detto: ma io vado a Rocca di Pacone. Tutti siamo rimasti basiti. E invece è stata la scelta giusta, perché lì finalmente ha potuto continuare tutte le sue ricerche, stare più vicino al suo movimento. Io penso che la fede è un dono che noi riceviamo, poi certo la dobbiamo coltivare. E il suo esempio è stato importante, che mio padre è sempre andato, tutte le mattine andava a messa, si alzava prima, ma senza creare dei problemi. Però ci ha insegnato che si poteva fare anche, se ci si poteva dedicare a Dio senza togliere niente al resto della giornata. Elena Merli.